Solo domanda? Molto interessante, anche su questi aspetti più emotivi, psicologici, che uno un po' sottovaluta, invece in realtà sono quelli che portano via il processo della decisione. In merito a quello che stai dicendo alla fine, insomma, la percezione degli italiani e quant'altro, ma anche le tipologie di migranti, volevo chiedere questo, se dalla tua analisi, insomma, dai tuoi studi e quant'altro, è emerso qualche differenza in questa nuova migrazione rispetto ai progetti migratori, quindi lunghi, brevi, cioè si va con l'idea di rimanere un po', ma poi si torna, tanto comunque un po' imparo la lingua, e poi rispetto anche al progetti migratori, poi c'è un'altra cosa che mi viene. Di recente ho intervistato il console italiano, il consolato italiano. Ah sì, ecco, l'altra cosa è sempre legata ai progetti, anche alle catene di solidarietà, cioè, alle catene migratorie, nel senso alle catene di migratorietà, perché spesso succede che va uno e poi quello è il legame, il link, perché poi gli altri si migrano. Sì. O forse con voi, gli amici là. Sì, assolutamente. Mi diceva il console italiano che stanno cercando di studiare dei possibili progetti legati should I stay or should I go back in quel caso, no? Anche perché poi c'è tutta un'ondata di riflusso che non è indifferente. Mi diceva un regista italiano che si chiama Luca Bullo, che sta facendo un progetto molto bello che si chiama Influx, che è un film di cui un estratto è stato presentato a Cannes quest'anno. È un film sugli immigrati italiani, una storia di vita, anche lì molto bello perché va a fondo nelle sue interviste su questioni che sono sia economiche che psicologiche. Emotive. E lui mi diceva due cose, mi diceva che una è che c'è una risposta, la sua domanda tipica è torneresti e se sì, come e quando. E la risposta è altrettanto tipica ed è con il cuore subito, con la mente mai. C'è questa, c'è anche questo aspetto molto razionale. Non credo che ci siano dei dati precisi sul rientro per chi dalla Gran Bretagna, su probabilmente l'aereo, ma con dei dati incrociati potrebbe averci, però non ci sono dei dati significativi su questa cosa. Quello che vedo io però è che molto spesso è un movimento emigratorio e poi di ritorno molto destrutturato. Proprio per l'apparente facilità con cui si può andare a Londra per fare un po' la fortuna, per cui si trova, si va, si vede come va, ma in molti casi si torna anche indietro. L'altra cosa che mi diceva Luca, ad esempio, è che lui è intervistato, spero di vederla presto anche io, non perché ne abbia bisogno, ma per motivi professionali, per motivi di scrittura, ha intervistato questa psicologa, che è una psicologa italiana, che ha trovato la nicchia perfetta, la nicchia di mercato perfetta, cioè lei lavora con gli immigrati italiani che vanno a Londra e che falliscono e che hanno bisogno del counseling. Perché c'è una forma di narrazione personale che dice in Italia la mia vita fa schifo, vuol dire che è colpa dell'Italia, vado a Londra e la mia vita migliorerà. Cosa succede se vai a Londra e la tua vita non migliora? Finisci dalla psicologa, quantomeno. Oppure torni indietro. Tornare indietro significa mettere pubblicamente proprio. Certo. Significa mettere che in qualche modo il fallimento. Poi Londra è anche relativa perché non è che dici, non posso confrontare ad esempio Cagliari con Londra, non posso confrontare, cioè Londra è una megalopoli, forse il centro del mondo oggi come oggi, per certe dinamiche, e non la confronti con la provincia italiana. Per cui non è solo l'Italia contro Londra, o Italia contro Gran Bretagna, è dimensione da cui io vengo molto diversa contro la dimensione londinese, magari in una città più piccola potrei avere avuto delle possibilità più diverse. Qui le dinamiche sono molte, però il fatto che c'è questa città che risplende come una sorta di città delle meraviglie e delle possibilità, poi si arriva e si scopre che ad esempio la concorrenza è spietatissima, perché arrivi tu e quel giorno probabilmente sono arrivati altri 30
3.000 immigrati, dati poi dall'Italia, dati paesi europei. C'è gente che deve fare dei corsi apposta per capire come scrivere il proprio curriculum, per i insegnanti di inglese, perché ci sono delle dinamiche molto diverse rispetto al curriculum come scriviamo in Italia, cioè sapere come valorizzare l'esperienza in ogni titolo di studio, le cose che si sono fatte e i risultati ottenuti, piuttosto che semplicemente cose varie, no? O modifiche, la sintesi della presentazione. Per cui ecco, c'è tutto un percorso per essere emigrante di successo, che non è facile. Per cui c'è un riflusso, quello sicuramente. E poi, come dicevo prima, sì, magari una laurea, un master in tasca, però magari in primi mesi per sopravvivere devi finire a servire il caffè da Starbucks e magari ci resti anche più del dovuto. E insomma, poi sulla catena, indubbiamente, c'è un motivo per cui Londra è così attrattiva, perché tutti o quasi tutti hanno già degli amici o qualcuno di conosciuto lì, che è fondamentale per riuscire a sopravvivere, ad esempio, nella giungla della ricerca di alloggio. Cercare casa a Londra, oggi come oggi, è letteralmente una giungla. Forse una delle prove più difficili che ho ancora detto nel lavoro. Avere delle basi lì, dei contatti lì, chiaramente. Allora, io stavo ascoltando il discorso delle tre tipologie di persone che guardano, quelle che hanno casa, quelle che la cercano e chi invece non hanno casa e le accoglie. Io non sono molto d'accordo, perché secondo me le due categorie, chi ha casa e chi non ha casa, in realtà sono la stessa cosa, nel senso che riconoscere, cioè capire all'estero, sapendo che comunque tu stai lasciando una determinata cultura, poi noi sardi in particolare abbiamo delle radici molto profonde, cioè se si è sinceri con se stessi si riconosce di avere una cultura, un background molto forte e lo si porta con orgoglio fuori. Se non si è sinceri con se stessi e ci si sente più italiani che sardi, si tende a criticare molto la cultura da cui si proviene, poi si va all'estero e si scopre il fallimento, cioè che anche fuori ci sono dei difetti della società fuori. Quindi in realtà secondo me la differenza che c'è è tra chi vuole realizzare se stesso come persona, non come italiano, e quindi praticamente si porta dietro appunto con orgoglio il proprio bagaglio culturale e probabilmente darà idee come i circoli di Oxford per l'Italia, e chi invece questo bagaglio lo tra virgolette nega, cioè una negazione delle origini, pensando di trovare delle nuove radici fuori, in realtà quelle radici non si possono ricreare da adulto, e quindi si sente una cosa a metà strada. Bisogna stare un po' attenti perché io perlomeno conosco tantissimi amici che hanno fatto, io stesso ho fatto esperienze fuori, bisogna partire un po' disillusi, forse è quello, che tutti riescono a essere disillusi e sinceri con se stessi. No, questo sono molto d'accordo. Tra l'altro, che il mio pubblico oggi è un italiano e sardo, chiaramente sono delle dinamiche ulteriori, che da Veneto, che è una regione comunista piuttosto forte, posso capire, ovviamente è più forte, e hai perfettamente ragione quando dici che se guardo alle origini, proprio quelle centrate, quelle profonde, tipo essere sardo, o per me essere uno che è cresciuto, parlando di Alto Veneto fino alle 7, fino alle 6 anni, funziona. E quando parti da quel punto di vista non hai bisogno di partire dicendo che Italia è merda, che è l'atteggiamento che secondo me è un po' puerile, con cui si tende a partire un po' troppo spesso. Perché poi, come dici tu, se no inevitabilmente c'è la delusione dietro un altro. È come se tu dovessi più pensare al arricchimento quando vai fuori, ma anche nel senso che tu non stai creando nuove radici, tu stai aprendo al mondo attraverso la tua personale base di culturale di partenza, questa è la, cioè, dovrebbe essere l'idea di tutti. Cioè, io
io parto non per ricrearmi qualcosa da zero, cioè, ma per arricchirmi e dare il mio contributo. Questo è, dovrebbe essere lo spirito, che non tutti hanno. No, sono assolutamente d'accordo. Poi quando mi capita di parlare con altri italiani a Londra mi dà fastidio questa sorta di immediato, questa sorta di conversazione quasi con lo stampino, dice sempre qui si sta meglio, ma qui forse no. Cioè siamo qui per dei motivi, chiaramente, perché troviamo qui delle cose, perché ci sentiamo, quello che dico io sempre, qui ci si sente qualcosa più reale, più alla prova. Però da qui a dire che la Gran Bretagna è meglio di Italia, no. Cioè, ci sono dei problemi in Gran Bretagna che sono verificati, no, esatto, ma già solo il fatto che il classismo che c'è nella società britannica, che a me ci sembra un po' sconcertato, che quando torno in Italia è lì il peso che mi tolgono dalle spalle dalla Gran Bretagna tornando qua, cioè che non senti più quella cosa. Per cui ecco sì, cautela, sono d'accordo. No, c'era Daniele. Ma giusto una considerazione riguardo a questo. Cioè, a proposito di questo, ci sono anche tutta una serie di persone che partono all'estero, come hai detto prima, considerandolo una specie di terra dei sogni, delle opportunità e così via, però senza avere nessuna capacità, qualità, background di formazione da dare all'estero. Per cui, per dire, una considerazione molto semplice che mi è venuta in mente l'ultima volta che sono stato a Londra è la divisione tra persone, per dire, amici che fanno magari master all'Imperial College oppure lavorano, che ne so, alla British Library e così via, e persone che magari invece vanno lì a fare a lavorare per Aviation, cioè sostanzialmente a stare lì a strappare i biglietti per un pullman, che è una cosa che voglio dire non è che non si può fare in Italia, no? E che due non ti permette neanche di godere di tutte le possibilità di realizzazione che ti dà un posto all'estero, qualsiasi posto, nel senso in termini di offerta culturale, di miglioramento della qualità della vita, anzi probabilmente si fa peggiorare perché non c'è neanche familiare o di amicizia a casa. Sono d'accordo. C'è un discorso di competitività che è fondamentale. Scusate, non sono d'accordo. Perché cioè, le motivazioni per cui una persona possa spostarsi sono più diverse. Quindi magari sono decidi anche di fare, come dicevi tu, stare i biglietti, e magari lì è un'opportunità, o comunque sicuramente lo fa perché c'è una motivazione che magari a noi sfugge, che lo porta a star là, c'è sempre un motivo per cui devi lasci il posto dove stai e ti muovi altrove e poi decidi di rimanerci. Per cui secondo me cioè valutare il livello di realizzazione dipende sempre dal punto di partenza e dalle motivazioni che ti spingono. No, però, cioè sì, da un certo punto di vista ti do ragione, però dall'altro è anche vero che molte volte è un modo facile di darsi una risposta senza entrare bene nello specifico di se stessi, cioè di che cosa non va bene. Sì, però ovviamente non voglio generalizzare, se voglio considerarla come un assioma, però cioè, mi rendo conto che molte volte forse secondo me dipende dal discrimine rispetto a dove si va. Perché come dire, se io vado a strappare i biglietti sul traghetto in Scozia, per dire, insomma, ho visto italiani che vanno a farlo, probabilmente mi sembra una scelta più legata proprio a una ricerca di vita, una ricerca di altro luogo, che non necessariamente deve significare successo economico o competitività. Però se vedo persone che sopravvivono ai limiti della sussistenza a Londra, sapendo quanto incredibilmente difficile è sopravvivere a Londra, mi faccio delle domande rispetto a quello che può discrimine. E anche lì nessuno vieta a uno di sopravvivere a stento a Londra e di essere felice, va benissimo. Però in genere insomma, una delle cose che si dice di Londra è che è una giungla, è la prima prerogativa, sapere dove vuoi andare, avere i modi per arrivarci. Ok, allora, io parto
contratto di lavoro, un contratto a tempo indeterminato, tra l'altro, quindi insomma anche una situazione con il lavoro per cui ho studiato, però il lavoro si svolgeva in un paesino sardo, in un paesino di montagna, molto isolato, e questo mio carissimo amico, che poi è andato a Londra, vive tuttora a Londra, e ha attraversato tutta la crisi economica a Londra, quindi è stato malissimo, mi disse quando io accettai quel lavoro, ma perché non vai a fare un altro master a Londra, io ho già fatto un master all'estero? E io dico, ma sei scemo, ho studiato tanti anni e voglio iniziare a lavorare. Ecco, allora io mi chiedo, se tu hai avuto la percezione, cioè questa percezione di quanto ci fosse un mezzo negli anni 2000 ad andare a Londra, perché era alla fine una moda, come è stata per lì negli ultimi anni, o se c'era davvero una necessità economica o una necessità di vita, cioè quando questo influisse in quell'ambito. Io ho studiato Londra tantissimo, mi è sempre rimasto un po' questo pallino, quindi anzi dico a chi ha oggi 25 anni, se volete andare, andate, c'è sempre tempo per tornare, anzi non si perde niente, è facile che dici tu, perdere dei passi al contrario, cioè arrivare a 30-35 anni a Londra, allora sì, che diventa più difficile. Tanto in Italia non cambia niente, avere 25-40 anni non cambia niente, è il mondo del lavoro. Insomma, dico, quando tu hai avuto questa percezione, cioè del fatto che fosse una necessità o più qualcosa dettato da una moda, da una... Non so rispondere, per la mia generazione in parte era una moda, si andava a Londra perché si volevano andare a Londra, perché c'era la musica, perché c'erano un certo tipo di vita culturale, divertimenti, un ambiente cosmopolita che mancava qui. Secondo me c'è sempre stata anche una motivazione, in questo caso dice, ma lei si parla, faccio un po' di inglese. Cioè, infatti, rispetto agli ultimi arrivi, probabilmente c'è un fattore, non so se chiamano moda, perché sembra una parola un po' di riduttiva. Non volevo prendere nessuno, c'è una moda, una tendenza. C'è un sicuramente un fattore di conformazione alla tendenza, perché probabilmente si vede tutti ci vanno e vabbè, provo a andarci anch'io. Come dicevo prima, è molto molto sfaccettata la nuova immigrazione italiana, per cui secondo me c'è una parte di bisogno vero, è molto urgente, una parte di frustrazione professionale che trova sfogo andando trasferendosi altrove e magari a Londra, e c'è la parte, sì, ti vedi, ragazzini molto ben vestiti che probabilmente hanno l'affitto pagato dai genitori per 8 mesi a Londra e che sono lì che ti portano un curriculum in giro. Se è una moda, davvero, cioè Londra, non ha, Londra è spietata, se è una moda ti respingerà, ho paura. Volevo chiederti se hai notato, io sono stato qualche mese a Londra, quindi molto poco, ho notato che comunque gli italiani tendono a stare molto con gli italiani, poi come dicevi tu la, il fattore regione, provincia, città incide. Hai notato dei trend differenti in tutti questi anni che sei stato? Oppure... Sai, la cosa buona degli italiani è che non costruiscono più dietro gli italiani, poi sono molto, molto più sparsi. Ad esempio i francesi, in un certo periodo a Londra, hanno avuto dei quartieri di riferimento, gli italiani no. Stando molto tra italiani, sì, e quello è un grosso problema proprio linguistico. Vedo continuamente italiani, non ci sono neanche da anni che ancora farfugliano, non si fanno fatica con l'inglese. Perché secondo me c'è uno svantaggio proprio culturale per il momento. Per qualche motivo imparare le lingue c'è un po' più difficile che ad altri. C'è una fortissima popolazione polacca, ad esempio, in Gran Bretagna oggi, ed è incredibile, a volte senti parlare di persone polacche e non ti rendi conto che sono immigrati, parlano un perfetto accento inglese. Questa sensazione è rarissima con l'italiano. Quando succede che un italiano parli in un modo che non sembra spiccatamente, no, chiaramente italiano, tutti si stupiscono. Ah, dove hai imparato l'inglese? Semplicemente l'ho imparato. La forte questione è quella lì. Poi che gli italiani stiano con gli italiani, in realtà è naturale. I francesi stanno con i francesi, gli spagnoli, si tende a lamentarsi un po' del fatto, molti, anche non solo molti stranieri che vivono a Londra, si lamentano un po' del fatto che gli inglesi sembrano irraggiungibili. Quello perché, perché ce ne sono pochissimi a Londra.
credo che meno della metà della popolazione londinese sia inglese. E anche se sono inglesi, non sono londinesi. No, ci sono i londinesi, ma non è facile trovarli. In realtà non è così difficile diventare amici di inglesi, è semplicemente una questione di giri, di chi hai che vive accanto a te, chi è il tuo collega, chi è, insomma, è questione di giri, di dinamiche sociali. Secondo me la tendenza a stare tra italiani è eterna, non c'è motivo particolare per cui sia superata. Non la vedo necessariamente come una cosa negativa, la vedo negativa però come forma di pigrizia linguistica. Sì, no, forse sarà. Tu sei un lavoratore autonomo in Italia, giusto? Che differenza c'è tra il lavoratore autonomo inglese e il lavoratore autonomo italiano, nel senso di previdenza, di pagare le tasse e così via? Ho appena cominciato, mi sono appena iscritto al registro dei lavoratori autonomi in Inghilterra, per cui non ti so ancora dire, non le so ancora dire preciso. Diciamo che essendo uno scrittore, e notoriamente gli scrittori non guadagnano di tanto, quella tassazione per me è stata abbastanza favorevole in Italia. Vedrò ora cosa succede in Gran Bretagna. La differenza principale è che da lavoratore autonomo devi dire, ti registri un... Beh, la differenza innanzitutto è burocratica, è molto facile, ti registri online, dopo qualche settimana ti arriva una lettera dicendo sì, sappiamo ora che sei un lavoratore autonomo, che lavora qui. Non hai bisogno della partita IVA per scaricare una serie di spese, basta che tieni le ricevute di spese che siano ragionevolmente nell'ambito, siano state fatte ragionevolmente nel tuo ambito professionale. Però ecco, in Italia non potevo dire, ho comprato dei libri per ricerca, li scarico, perché non avevo partita IVA. In Gran Bretagna lo posso fare. La previdenza, nel momento in cui ti iscrivi devi anche dire che puoi pagare la tua previdenza e paghi, cosa sono, intorno alle 3 sterline a settimana, che ti prendono direttamente dal conto 3 sterline a settimana? A settimana, ti prendono direttamente, quella è la base, quella è chiamata la classe 2, qualcosa del genere, ti prendono direttamente dal conto e quelle le paghi comunque anche se a fine anno avrei guadagnato zero, comunque quelle le devi pagare, fanno parte proprio del... È l'unica cosa che sicuramente pagherai. Poi fino ai £9,000 mi sembra non pagherai ulteriori tasse. Se guadagni più di £9,000 pagherai ulteriori tasse e a quel punto è sia una tassa sul reddito che un'ulteriore tassa per la previdenza. Per cui la previdenza in realtà è ulteriore a quello che paghi, però la base sono le 3 sterline a settimana. La mia impressione è che il vantaggio che io l'ho fatto perché il grosso del mio income, del mio reddito, viene dai diritti d'autore rispetto ai quali pago per percentuale agli agenti, al mio agente particolare italiano. Però quella spesa non riuscivo a farmela riconoscere dal fisco italiano, invece dal fisco inglese potrò farmela riconoscere, perché per me era un forte incentivo. E poi perché ogni singola volta che avevo bisogno di farmi pagare dagli editori stranieri, dovevo tornare in Italia, andare all'ufficio delle imposte a Vicenza, perdere letteralmente mezza giornata e farmi dare un certificato che diceva sì, paghi tasse in Italia, dove devi pagare la doppia imposizione, dicendo. Tutte queste cose, ecco, la Gran Bretagna ti permette un po', ti fa sentire un po' più leggero perché la burocrazia è un po' più abbordabile, anche veloce, fai quasi tutto online o su linee automatiche, insomma è tutto un po' più spedito. E già quello, anche se alla fine dovessi pagare di più, già quello per me è un grosso vantaggio. Se ti viene mal di stomaco, paga il dottore? Sì, chi lo paga? Chi lo paga? Da cittadino europeo in realtà lo paga l'Europa, non lo so. Da cittadino europeo hai diritto a, e se sei residente, hai diritto a diventare paziente di un studio di medico di base, hai diritto all'assistente di base. Tra l'altro... €3 No, in realtà anche se tu sei da... come persona che non fa nulla, comunque ti puoi iscrivere e avere il tuo medico, perché sei un cittadino europeo, esattamente uguale come se fossi in Italia. E tra l'altro la NHS, che è la sanità pubblica inglese, che è molto bistrattata in genere sui media, perché chiaramente ci sono problemi politici di privatizzazione, ma in realtà io ci ho avuto a che fare con uno strappo alla schiena, l'ho trovata efficientissima,
insomma, al pari della sanità che avevo avuto a che fare, insomma, in Italia, cui ho avuto un'esperienza positiva. Per cui non... poi le cose potrebbero cambiare, perché uno deve... tutto questo dibattito che c'è ora sugli immigrati, gli europei che vanno a chiedere i benefit, eccetera, potrebbe anche essere che tra le nuove misure che Cameron applicherà per convincere i suoi elettori che le cose stanno cambiando, ci sarà l'esempio di escludere i cittadini europei che non abbiano lavorato per almeno 4 anni quindi da certi vantaggi, da benefit, l'assistenza gratuita, eccetera. Però per il momento l'assistenza è gratuita. Andrea? Io volevo dire una cosa, non mi trovo d'accordo su una cosa con te, non mi ricordo il tuo nome, Francesca. Legata al ritorno, che si può tornare come si vuole, in qualche modo la situazione non è sempre uguale. Un po' per esperienza personale, quindi mi sono sentito un po' toccato. Secondo me bisogna pensare bene, una cosa che bisogna pensare bene quando si parte è che è molto difficile tornare indietro. Secondo me. È molto difficile sia perché si cambia un po' la conformazione mentale, sia perché ok, ma questo era da una parte, sia perché l'ambiente che si è lasciato in qualche modo, perché anche spesso perché sia difficile inserirsi a livello lavorativo, è ancora peggio cercare di inserirsi in età più avanzata, secondo me, a livello lavorativo in Italia, anche con ottime esperienze, secondo me, perché comunque c'è un sistema, non voglio andare sullo stereotipato, e non voglio esagerare, però di caste, nel senso di legami professionali molto chiusi, che in qualche modo... Io ho avuto l'impressione, tornando, che anche la differenza, per esempio, stiamo parlando dei curriculum in Inghilterra, che il curriculum qua, le esperienze abbiano valore in quanto fatte a Cagliari, spesso che si abbia un riconoscimento delle... Quindi questa è stata la mia esperienza personale e quello che ho visto in generale. Quindi ho visto anche moltissime persone che hanno ottenuto quell'atteggiamento di voler tornare in Italia, che l'hanno sempre visto come orizzonte, che sono rimaste molto deluse, spesso anche coppie miste, dove spesso la persona straniera tra le due era molto affascinata dal tornare in Italia, e che sono sempre tornate indietro. Ho visto pochissima gente che è riuscita a tornare in Italia e a trovarsi bene, a riuscire a ritrovare un... Non si trova prima, non si trova neanche dopo. Ah no, allora sono d'accordo con te. Sanitario spagnolo, no, che è un discorso non proprio così campato in aria.
Ed è una cosa interessante perché non credo che ci sia un paragone con l'emigrazione di altri paesi, sicuramente non con l'Italia, i nostri pensionati vivono in Gran Bretagna o altrove, forse c'è una piccola tendenza verso Sud America. Sì, verso Sud America, sud-est asiatico, paesi dell'est, sì. Però è una cosa ancora piccola, insomma, non è che noi siamo i nostri genitori e diciamo andate a vivere in Romania. In Gran Bretagna è abbastanza normale. Io ho amici inglesi, i miei genitori qui in Spagna, è normale. Per cui quella è una differenza forte, perché ovviamente sì, è emigrazione, non è emigrazione. Non è un'emigrazione lavorativa o di aspettativa di vita, semplicemente si voglio passare i anni della mia vita in un posto. Poi c'è un numero di inglesi in età lavorativa che si trasferiscono all'estero, che hanno interesse per vedere se sono lavorati per dire più spazio. Però anche lì è diverso, nel senso, sanno che se tornano a casa, tornano a un paese dove non è più lavoro coordinato. Per cui come dire, i paesi sono molto diversi. Ok, Marco? Sì, una piccola riflessione rispetto a quello che ho ascoltato, alcuni spunti. Lo sappiamo tutti, credo, però insomma, l'America non esiste, il concetto di un paese. Londra può essere il paradiso dell'inferno secondo gli occhi in cui la guardi, Cagliari può essere un paradiso dell'inferno, il Latino America, la Germania. Bisogna sempre stare attenti, no? Anche quando parliamo di confronti con tassazioni, con sistema, a volte sistema di istruzione americano, poi guardi l'altra faccia della medaglia, quanti sono gli esclusi, così come le situazioni buone o cattive in Italia, bisogna sempre avere un metro e guardare a 360 gradi e sapere che possono essere anche scelte di una persona, attitudini di una persona che li portano a vedere come fantastico un luogo o come un inferno un altro luogo. Cioè forse per una cosa che secondo me costituisce una molla al di là di quel fattore appunto di, o forse collegato a quel fattore più emozionale, che magari porta un italiano a sentirsi totalmente infelice qua con un contratto a 700 euro o 800 euro, come giusto che in realtà sia un po' infelice, e però lo porta a essere tranquillo, sereno e con voglia a lavare le scale a Londra. Magari qua facciamo qualcosa anche di più positivo, però il punto è che lì vede un paese probabilmente contendibile, un futuro contendibile, se lo può guadagnare, può arrivare, oggi lavo le scale perché sogno che tra 3 anni diventerò qualcuno, magari poi non ci arriva, però quando sta lavando le scale sta pensando a sé tra 4-5 anni, sta vedendo in una posizione differente rispetto a quella che è. Il problema di questo paese probabilmente non è quello che ci manca oggi, perché obiettivamente se noi guardiamo, tranne alcune fasce della popolazione, ma buona parte di noi sta molto meglio di quello che stavamo 10, 20, 30, 50, 60 anni fa, anche solo la roba che abbiamo addosso, la tecnologia che utilizziamo, i viaggi che abbiamo fatto, abbiamo molte più opportunità. Quello che ci manca è proiettarci tra 5, 10 anni e vederci meglio di come stiamo oggi e vederci con un lavoro migliore, con una prospettiva migliore rispetto a quella che abbiamo oggi. E questo ci porta a essere un paese, cioè non ci porta a essere, siamo un paese fortemente conservativo, siamo un paese di status quo, dove tutto sommato difficilmente riusciamo a metterci in gioco. Quelli che vogliono mettersi in gioco probabilmente sono quelli che partono fuori e sono quelli in realtà di cui il paese avrebbe più bisogno. Secondo me è un'operazione che dovremmo fare, ovviamente poi sono fitte delle persone, non è che si possano fare in maniera scientifica, obbligare le persone, però come paese dovremmo cercare di invogliare i giovani che hanno più illusione, più voglia di rimanere qua. E i giovani invece che tutto sommato gli sta bene questa situazione, che alla fine non il lavoro, ma da quanti anni è che non lo cerchi? Vabbè, ma non c'è, me lo dicono tutti i miei amici, come tu li hai mandati curriculum? No, loro dovrebbero andare fuori, loro dovremmo dire vai, vai, perché se stai fermo qua, se pensi che sia fermo e che non si muova niente, gira per il mondo, conosce e poi torna. E invece tutti quelli che stanno andando, che vanno, che rimangono, forse dobbiamo chiedere di tornare, perché senza di loro questo sistema non lo scardiniamo. Solo di controllare che qualche mese fa aveva pubblicato una statistica che lo stipendio medio di un under 30 italiano è meno di 850 euro. Chiaro che non è che quello è un tipo di cifra e se va bene. Magari. Non è il tipo di reddito sicuro con cui ti compri una casa. Però ad esempio uno dei tanti discorsi che si fanno sui giovani italiani che non hanno i mezzi, a volte i mezzi, a volte le motivazioni, molto più spesso entrambi, ma soprattutto i mezzi, per uscire dalla casa dei genitori, no? Che vivono a casa con i genitori. Se prendiamo quello come metro, come misura, e lo andiamo a vedere in altri paesi, scopri che in Gran Bretagna, ad esempio, chiaramente c'è una cultura diversa,
ma fatalità, anche lì le cose stanno cambiando, vuol dire che anche lì diventa sempre più difficile questa ascesa sociale. Per cui anche adesso c'è molto, molto spesso si parla sui media, nei discorsi della gente, di tutto questo nuovo fenomeno di giovani che stanno a casa con i genitori sempre più a lungo. Qui, anche lì, non voglio dire che tutto il mondo è paese, è chiaro che a livello ultra senti un'energia proprio economica, stimolativa, la chiamerei, che è impensabile in Italia. Credo che alcune persone vanno a Londra anche solo per quella cosa lì, l'energia che senti nell'aria. Però, come abbiamo detto più volte oggi, ecco, sempre molto cautela, non è, probabilmente non esiste, no? Ultimissima domanda, è l'ultima domanda. Tutto il ragionamento che hai fatto ha citato una cosa che mi ha colpito, era la cosa delle virtuosità, diciamo, del fattore migrazione. E parlo di fonderia Oxford, quindi un livello di emigrati molto alto, eccetera, che possono assolutamente tornare utili anche nel paese di origine, nel senso di consultare loro, elaborare politiche che potrebbero essere utili sia per loro, ovviamente, e anche per gli scambi culturali tra la nostra nazione e la loro di residenza. Questa cosa, pensi nella tua esperienza di contatti, di lavoro, eccetera, hai idea che si possa utilizzare anche ad altri livelli, magari un po' più bassi, e che potrebbero tirare fuori altri legami ulteriori? Sono delle risorse da utilizzare anche per noi, per l'elaborazione politica in Italia, eccetera. Ad esempio, fine settimana scorsa, faccio un esempio banale, l'Università di Bologna ha chiamato a raccolta tutti i laureati del proprio Ateneo, e contando che un Ateneo che nella sua storia ha avuto il 70% di fuori sede, questo vuol dire che, facendo magari, non so se giustamente, le debite proporzioni, il 70% dei laureati poi erano fuori sede, che sono già andati via da Bologna, sono andati all'estero, tornati nei paesi di origine, e richiamarli via raccolta non penso che fosse un'operazione solo di puro marketing per dire cioè abbiamo eccellenze sparse in tutto il mondo, ma che possono essere risorse, che possono dare suggerimenti all'Ateneo, eccetera. Quindi in questa chiave come poter utilizzare il tasso di immigrati che abbiamo. Questa è la